Da una parte la risoluzione del contratto con Acea, dall'altra l'applicazione della legge 5 della Regione Lazio per l'acqua pubblica. Si muove su due fronti diversi la grande mobilitazione organizzata da comitati e associazioni per la questione dell'acqua. Dopo i recenti problemi dovuti a bollette astronomiche, conguagli, quote di depurazione, piani di investimenti, i cittadini sono stanchi e ci sono alcuni casi limite. Io dal 2013 mi trovo una bolletta di 13.000 euro che adesso è arrivata a 15.000 euro. Un contenzioso in atto e loro recentemente hanno cominciato a telefonare a casa pure durante le vacanze di Natale, due giorni no e uno sì, insomma io mi ritrovo sempre questo soggetto che mi chiama: signora, lei non ha pagato. I cittadini ed i comitati parlano di atteggiamento vessatorio da parte del gestore e accusano i sindaci di non saper difendere gli interessi della collettività. Sembra che i sindaci non vivano sul nostro territorio, non si rendano conto delle condizioni in cui è tenuto il servizio idrico e delle tariffe che vengono pagate dai cittadini in relazione a questo servizio idrico e dei comportamenti assolutamente vessatori che il gestore ha in mano. Dobbiamo far vedere ad Acea che i cittadini non ci stanno, vengono vessati giornalmente, vengono utilizzati dei metodi veramente al limite dello strozzinaggio e si mette paura ai cittadini attraverso delle lettere quasi minatorie, quindi i cittadini e anche telefonate, i cittadini devono far capire ad Acea che non abbassano la testa. Nel corteo sono comparsi diversi Super Mario Bros, l'immaginario idraulico per il quale nessuna impresa è impossibile. I cittadini sono stanchissimi di sopportare queste vessazioni, non ci fermeremo qui, andremo avanti, ne faremo di tutti i colori, ora basta! Un corteo partito dalla villa comunale è arrivato davanti alla provincia, facendo tappa nella sede di Acea per consegnare un avviso simbolico di risoluzione del contratto. Ma non è l'unico documento, sempre simbolico, recapitato in mattinata. C'è anche un avviso per i sindaci. Avviso di sfratto che è legato in realtà al secondo punto della manifestazione, cioè noi questa manifestazione la facciamo anche per sollecitare la Regione Lazio a dare attuazione alla legge 5